dobbiamo smettere di dire io rispetto la legge, io lavoro, io pago le tasse. Dall'io dobbiamo passare al noi. È il messaggio lanciato a Montecatini in occasione del convegno Legalità per lo sviluppo economico e sociale. L'appuntamento, ospitato nel salone delle Terme Excelsior, ha visto confrontarsi davanti ad una platea di studenti rappresentanti della politica, delle istituzioni, delle forze dell'ordine attorno al tema legalità e sicurezza. Un'attenzione particolare, sottolineata dal sindaco di Montecatini Giuseppe Bellandi, è stata posta sul ruolo che le comunità ed i valori, come il lavoro, svolgono per il benessere sociale, rappresentando un presupposto indispensabile per il mantenimento della legalità. Quando riusciamo a dare per esempio il lavoro, quando diminuiamo la differenza fra povertà e ricchezza, beh, allora probabilmente tutti quei fenomeni che poi comportano il vivere male, cioè il non rispettare le leggi, si diminuiscono. A margine dell'appuntamento, il primo cittadino si è soffermato anche sulla situazione sicurezza a Montecatini. Siamo lo specchio sicuramente del nostro mondo. Non abbassiamo la sicurezza e abbiamo investito molto in sicurezza partendo dalla tecnologia delle telecamere, investiremo anche nella nuova sede della Polizia di Stato in Viale Adua, che sarà un commissariato veramente grande, ampio, tecnologicamente corretto, dove speriamo ci sia quel passaggio di grado che permetta anche di aumentare le risorse umane, che sono già che è la cosa poi più importante.